Andiamo avanti ancora. Il discorso sulle beatitudini, per esempio, è aberrante. Cioè, ricordi? Nei Vangeli recita sempre il discorso della montagna, che bello, il discorso della montagna, il discorso delle beatitudini, che bello, che sia il discorso della montagna, no? Non solo è aberrante, e non solo è aberrante per quello che beatifica, ma soprattutto per quello che non beatifica e maledice. Proviamo un po' a leggersi, no? Beati i poveri di spirito. Maledetti i ricchi di spirito, maledetti chi coltiva la conoscenza, la consapevolezza, chi dà il salto al cielo, chi sviluppa il Dio che cresce dentro di loro. Beati quelli che piangono, beati. Maledetti quelli che ridono, bisogna far piangere la gente, bisogna dare botte, bisogna distruggere il divenire, bisogna distruggere la vita perché così diventeranno beati. Mica da ridere, guai se ridono. Beati i miti, oppure. Maledetti gli insofferenti, beati i miti, beati chi sta sotto, beati chi si assoggetta, beati chi si mette in zenocchio, beati chi accetta tutto, invece gli insofferenti, quelli che ne vuole giustizia, se sia maledetti, insomma. Quelli che sono insofferenti della sottomissione, se insofferenti a mettersi in ginocchio, quelli si è maledetti. Beati quelli affamati di giustizia. Quelli che subiscono l'ingiustizia, maledetti quelli che conquistano la giustizia, che la impongono, maledetti quelli che vogliono la giustizia, ma la giustizia nei confronti del più forte, quelli sono maledetti. Beati i misericordiosi, maledetti coloro che affrontano i problemi affliggenti per risolverli. Ricordate cosa dice questo pazzo? Dice: ma perché vi altri provvedete per il futuro? Perché vi altri raccogliete il pane, raccogliete il grano, riempite i granai? I pagani fa ste robe. Voi altri dovete confidare nella provvidenza. Voi vedete che io moltiplico i pani e i pesci, ma chi ve lo fa fare di provvedere per il futuro, no? E ancora, beati i puri di cuore. Maledetti i sospettosi. Chi sono i puri di cuore? I puri di cuore sono quelli che bevono tutto, cioè nel senso che le apparenze, le menzogne fatte dalla Chiesa Cattolica, le bugie, l'apparenza fatta spacciata, cioè, vi ricordate? C'è qualcuno che ci diceva che dice addirittura di amare i nemici, che bisogna amare i nemici, non ha mai detto una stronzata del genere a sto povero pazzo. Ha detto voi che dovete amare i vostri nemici, perché lui era il suo nemico. Non ha mai detto che lui amava i suoi nemici, anzi lui dice i suoi nemici scozzateli. Non ha mai detto che lui deve amare i suoi nemici. Cioè, gli altri se no ci dovete amare i vostri nemici che dopo sarei a me. Per cui i puri di cuore accettano questo, i sospettosi no, e siano maledetti questi. I sospettosi dice: ma scusa, e tu chi sei rispetto a me? Questi sei maledetti, perché quelli sospettano, quelli vogliono indagare, vogliono analizzare, vogliono provare, vogliono vedere. Beati i pacificatori, beati quelli che mette pace. Che bello, no? Uno dice: cazzo, la pace, che bello. No, maledetti coloro che affrontano le contraddizioni, perché la vita è contraddizione. La pace non è assenza di guerra, non è la pace contro il più forte che vuole fare la guerra al più debole. Non è questo il concetto di pace. Il concetto di pace è disarmare l'individuo affinché non sia in grado di affrontare le contraddizioni della vita. Questa è la pace. Questi sono beati. E i maledetti sono coloro invece che affrontano le contraddizioni, sono coloro che si attrezzano per affrontare le contraddizioni. E ancora. Beati i perseguitati, beati quelli che vengono perseguitati, no pezzi di merda chi perseguita, ma beati chi perseguita. Ma se i perseguitati sono beati, allora il persecutore è giustificato perché può perseguitare gli altri perché così gli altri diventano beati, dopo lui vabbè andrà all'inferno. Però lui è giustificato nel suo perseguitare. Pensateci un attimo. Beati voi quando vi perseguiteranno con falsità. Beh, il pazzo di Nazareth è un povero pazzo. I suoi apostoli, i suoi seguaci,
hanno trasformato la vita in un inferno per milioni, 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 milioni di persone per 1500 anni. Non esiste una falsità da dare loro. Loro hanno effettivamente distrutto la vita, effettivamente hanno stuprato la vita, effettivamente hanno annientato ogni respiro di libertà che succedeva in qualunque posto. Per cui non esiste nessuna falsità, è solo un'affermazione soggettiva e basta. Da cui si desume l'indicazione della Chiesa Cattolica e suoi fedeli: vi costringiamo alla povertà di spirito affinché siate beati, vi costringiamo a piangere affinché siate beati, vi costringiamo ad essere miti e sottomessi affinché siate beati, vi costringiamo a subire ingiustizia affinché siate beati, vi costringiamo ad essere comprensivi e misericordiosi nel subire le angherie della Chiesa Cattolica affinché siate beati, vi costringiamo ad avere un cuore puro, a non essere sospettosi nei confronti della Chiesa Cattolica affinché siate beati. Vi costringiamo ad essere in pace con noi e a non ribellarvi affinché siate beati. La Chiesa Cattolica vi perseguirà con ferocia e falsità affinché voi siate beati. Il fare delle Chiese Cattoliche, Chiese Cristiane in generale, quelle cattoliche nel nostro caso, dimostra come questa costrizione sia vera. E vi ricordo un'altra cosetta ancora, prima di concludere questa esposizione, poi se volete chiamare e rispondere al telefono, che quando voi trovate la dicitura il figlio dell'uomo, è una dicitura che gli estensori dei Vangeli, gli Vangeli ufficiali, non hanno mai capito che cosa significhi. Ma il figlio dell'uomo appartiene alla gnosi e appartiene al paganesimo. Perché pensateci un attimo, cos'è che può nascere da un uomo? Non certo un figlio, perché il figlio nasce da una donna ed è il suo corpo luminoso. Il figlio dell'uomo è il Dio che cresce dentro. Pronto? Per cui il figlio dell'uomo è il Dio che cresce nell'essere umano. Per cui tutte le interpretazioni che dà se Gesù, il figlio dell'uomo, perché se è il figlio di Dio, lui, sono cazzate. Perché sono delle falsità, sono delle menzogne. Il figlio dell'uomo è la capacità dell'essere umano di costruire il Dio che cresce dentro. Pronto? Sì, ciao Giampaolo. Ciao Giampaolo. Ciao. Pensavo adesso perché noi, io uomo, non accetto un adattamento logico, non accetto un adattamento della natura, cioè l'andare per tentativi, come vediamo a livello animale, vegetale, eccetera, questo modificarsi graduale e ragionevole di proprio uno spostarsi della natura di migliorare, no? Di migliorare continuamente, ed è certo. Una cosa che il miglioramento lo vedi di giorno in giorno quasi in determinati fenomeni. Perché io uomo sono diverso da tutto quello che è circostante e devo per forza avere un fine diverso. Questo non riesco ragionevolmente ad accettare, questo fatto che non accetto l'adattamento, non esiste l'adattamento per me. Io sono il migliore e tutto quello che è intorno a me è sottomesso a me. Ed è venuto così per me e basta. Che fine ha quello che è intorno a me? Questo è il dilemma, no? Che fine ha quello che è tutto intorno a me? Vuol dire quasi che non abbia nessun senso quello che è intorno a me, è solo, il fine ultimo è solo di servire a me e io posso distruggere, posso saccheggiare, posso veramente aggrapparmi a tutto quello che è attorno e sono giustificato del saccheggio che sto facendo. Ecco, questo io mi chiedo: perché tutto quello che è intorno non deve avere un fine nobile, solo io ho la nobiltà. Ti ringrazio Claudio. Grazie per lo spazio. Ciao. E sono perfettamente d'accordo con Giampaolo. Questa è un'impostazione mentale che hanno i cristiani. Ma vorrei dire un'altra cosetta ancora. Ci sono delle altre cose che noi ci separano, per esempio, dall'evoluzione, cioè dalla teoria evoluzionistica. Cioè, nel senso che noi accettiamo ogni affermazione fatta in senso evoluzionista
è corretta. Perché? Perché all'interno dell'evoluzione, a livello, all'interno della trasformazione della natura, dal brodo primordiale, parliamo sempre da allora fino adesso, sono intercorsi talmente tanti elementi, talmente tanti fattori che hanno interagito fra di loro, che tutte le teorie evoluzionistiche afferrano degli aspetti e mettono in luce, diciamo così, degli aspetti a cui danno più importanza che non ad altri aspetti. Noi, oltre a tutto questo, e credo che in una teoria evoluzionista ci sia anche questo, all'interno delle teorie evoluzioniste noi mettiamo un altro fattore a cui diamo più importanza degli altri, ed è la volontà del soggetto. Cioè, noi affermiamo questo: non solo l'individuo cresce per adattamenti, ma negli adattamenti che l'individuo propone, cioè che la specie propone, c'è la volontà del singolo soggetto. Cioè, i salti qualitativi all'interno delle specie sono fatti non solo per adattamenti a delle cose cui non poteva rinunciare, ma anche per delle scelte soggettive del soggetto. Cioè, il soggetto con la sua volontà ha variato quelle che sono le sue determinazioni. Le determinazioni, vi ricordo ancora, sono delle relazioni obbligatorie col mondo. Per esempio, noi abbiamo delle determinazioni che sono date dalle mani. Cioè, noi col mondo ci relazioniamo con le mani. Bene, per arrivare a questo noi abbiamo fatto tutta una serie di scelte, cioè una sequenza di scelte all'interno della quale c'era la volontà soggettiva di migliorare alcune cose. Chiaramente, se io faccio una scelta per migliorare il mio modo di essere adesso e trasferisco quella scelta ai miei figli, io vario il mio DNA, Cioè, ricordate che il singolo soggetto ha la possibilità di emettere delle variazioni del proprio DNA. E questo è importantissimo. Per esempio, nell'allevamento della pecora, cioè quando noi anticamente si pensò di allevare le pecore, com'è che si è fatto? Non si è fatto altro che un bel recinto dove dentro ci stavano le pecore, le quali davano la carne, e si è cominciato ad ammazzare la pecora che rompeva di più le palle, cioè quella che tentava di scappare, quella che magari scornava, quella che non accettava quello che gli si faceva, si è cominciato ad ammazzare quella. Visto che devo mangiare, tanto vale che ammazzo quella, perché devo ammazzare quella che sta buona, sta tranquilla? Quella che sta buona, sta tranquilla, me la tengo. Ma quella che sta buona, sta tranquilla, ha trasferito il suo DNA alla figlia. Per cui io, ammazzando continuamente tutte le pecore più ribelli, fra virgolette, o quelle che non mi davano quello che io volevo, la qualità della lana, la qualità del latte, eccetera, ho ottenuto una variazione all'interno della specie. Oggi come oggi si parla della pecora come un animale tranquillo, ma non dimenticatevi che anche la pecora è venuta fuori dal brodo primordiale, ha affrontato le contraddizioni della vita, ha affrontato i suoi predatori, ha affrontato le sue battaglie. Chi l'ha ridotta in pecora come noi la conosciamo è stato l'uomo che l'ha allevata, ricordiamoci questo. E per far questo abbiamo accentuato due cose, sia il condizionamento educazionale del branco del gregge, ma sia anche la sua struttura del DNA. Cioè, abbiamo fatto riprodurre le pecore più pacifiche. Questa riproduzione delle pecore più pacifiche si è trasferita anche sul DNA della pecora, cioè anche sui suoi caratteri fondamentali. La stessa cosa è avvenuta a noi attraverso il cattolicesimo. Cioè, il cattolicesimo, distruggendo sistematicamente gli eretici, distruggendo sistematicamente i ribelli, distruggendo sistematicamente le persone, ha ridotto gli esseri umani oggi come oggi ad accettare quasi come fosse naturale quel tipo di pensiero. Per cui abbiamo effettivamente avuto una specie di selezione naturale della specie attraverso il cattolicesimo, che non era naturale, era militare chiaramente. Però effettivamente la specie è stata messa in ginocchio con un lavoro sistematico, per cui stiamoci attenti quando pensiamo di essere creati di immagine e somiglianza di Dio padrone. Sono 1500 anni che veniamo siringati da ste robe, e questo si è trasferito nel nostro DNA, e per tirarlo fuori dal nostro sistema genetico dobbiamo fare un atto di assoluta volontà. È inutile pensare e ragionare. Pensare e ragionare hanno un valore estremamente relativo rispetto a questo. È effettivamente un'operazione magica. Per cui ricordatevi bene che nei processi evolutivi, quello che noi, su cui noi sottolineiamo, è la scelta del singolo soggetto, è la volontà di adattamento del singolo soggetto, che diventa importante, che diventa prioritaria, che diventa fondamentale
per costruire il proprio divenire della specie, cioè il soggetto, l'individuo, il singolo essere della specie come elemento fondamentale della specie stessa. Questo discorso vale perché noi siamo esseri umani, eh? Per gli insetti il discorso è diverso, per le piante il discorso è diverso, vale solo perché siamo esseri umani. Benissimo, arrivato a questo punto afferriamo un altro discorso e ci afferriamo, io mi dispiace di alcuni discorsi, siccome ho parlato molto a braccio e purtroppo per preparare la fiera di Vicenza fisicamente ci sto rimettendo parecchio, nel senso che sto perdendo un sacco di energia fisica, non energia vitale, però energia fisica sto perdendo moltissimo, per cui alcuni discorsi che ho incominciato non sono riuscito dopo a riprenderli per concluderli in maniera decente. Beh, di questo mi dispiace, ma comunque qualche discorso sono riuscito a farlo. Cosa parliamo invece, visto che oggi facciamo un po' di rassegna stampa, dal momento che nessuno telefona? Dunque, la carica degli ultraortodossi contro l'anima laica di Israele, dalla Repubblica del 15 febbraio 1999. Vi ricordate? C'è stata una grossa manifestazione di circa 300.000 persone contro la Corte Suprema di Israele. Cosa ha fatto la Corte Suprema? Niente. La Corte Suprema ha fatto delle sentenze in base alla Costituzione israeliana, e la Costituzione israeliana l'ha anteposta a quello che è le leggi religiose, diciamo così, israeliane. Bene, persa la tensione di costruire la vita nei sistemi sociali, si sta radicalizzando quello che è un discorso religioso. E purtroppo il pericolo è enorme. A questa manifestazione c'è stata un'altra manifestazione di circa 50.000 persone che ha tentato di opporsi, però indubbiamente Israele si avvia ad essere un paese religioso. Pronto? Israele si avvia ad essere un paese religioso esattamente come l'Iran, come tanti altri. Sì, pronto? Sì, ciao, c'è mica... Come si chiama? Quello del magazzino? No, devi telefonare dall'altra parte. Ciao. Per cui si avvia ad essere uno Stato teocratico. E purtroppo non è che cambi moltissimo, vista, però si radicalizza quello che è il potere religioso sul potere civile. E dove si radicalizza il potere religioso sul potere civile è sempre morte e distruzione. Poi passiamo invece a una sentenza della Corte Costituzionale italiana. Qua nessuno ha manifestato contro, no? È sentenza della Corte Costituzionale. Allora, una sentenza del Gazzettino del 16 febbraio 1999. In cella, diritto al porno. Cioè, ci è voluta la Corte Costituzionale perché dicesse che i detenuti in cella hanno diritto alle riviste pornografiche. Messa così, la notizia sembra assolutamente irrilevante, cioè nel senso di dire, vabbè, i detenuti può avere che le riviste porno. Ma la delibera della Corte Costituzionale è estremamente importante. Perché? Perché ti dice che in qualsiasi situazione una persona viva ha dei diritti e dei doveri. Se non esiste un individuo che non sia soggetto di diritto, soltanto il macellaio di Sodoma e Gomorra toglie le persone. Pronto? Sì, pronto, ciao Roberto. Ciao Roberto. Complimenti intanto, perché ho sentito della conferenza che il maestro ha organizzato tutto quanto bene. Ti sentivo? Abbastanza bene, sì. Ho sentito che andava tutto quanto pieno, eh? Poteva, la sala era piena, sì. Guarda il tuo telefono che sento. Sì. Pronto? Sì. Mi senti? Senti voi fate qua. Grazie. È stata una cosa stupenda. La sala era piena, però ti dico, se non ci fossero state altre iniziative maestre probabilmente sarebbe venuta più gente, ma d'altronde sai, la vita si è fatta di tante robe. Voi ti costo che è stato un gran successo. Un complimenti. Sì, complimenti tanto. Grazie intanto. Continua così. E grazie a te.
Sai che una volta cambiamo testa, sì. Sì, beh, un pochetto. Un po' a volta. Ciao, tanti saluti a voi. Ciao, grazie. Oh, ciao, 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 ciao. E grazie a Roberto. Allora, dicevo, no, che questa sentenza della Corte di Costituzionale viene a dire che esistono dei doveri ed esistono dei diritti. Cioè non esiste nessuna condizione sociale, neanche quella del detenuto, neanche dell'ergastolano, che sia assolutamente privo di diritti. E questo è un principio in contrapposizione a quello che è il cattolicesimo, per cui Dio non può essere processato, cioè il Dio cattolico non può essere processato, non può essere processato per i suoi delitti contro l'umanità. Per cui ricordate, cioè, questa sentenza è importantissima, anche se l'oggetto del discutere erano soltanto delle riviste pornografiche, in fondo cosa volete che sia, insomma, il detenuto con riviste pornografiche, con la televisione cerca di tenerlo buono, anziché avere la rivolta in carcere, delle condizioni meno disastrose non succede la rivolta, per cui in se stesso l'oggetto del dibattere è abbastanza irrilevante, ma la sentenza è importantissima perché sancisce che non esiste nessuna persona che non abbia dei diritti. Se i diritti possono essere limitati, nelle condizioni del detenuto, se limitati al massimo possibile, però non può essere negato il suo essere soggetto di diritto. E questo è un passo avanti, naturalmente un po' alla volta si perderà, però verrà ripreso, cioè, per riuscire ad avere il bambino come soggetto di diritto costituzionale, che è quello che noi stiamo puntando. E andiamo avanti ancora. C'è una lite dal Gazzettino del 19 febbraio 1999, c'è una lite fra i gesuiti, su Civiltà Cattolica, un giornale cattolico, fra i gesuiti e gli animalisti. Cioè praticamente dicono che i gesuiti di qua... Nel senso qualcosa in radio non si sente? Sì, sì, no, adesso si riprende. Ah, ecco. Sì, sì. Il discorso delle pecore che avevi fatto prima, no? Sì. C'è un casino qua sul telefono. Si sente? Sì, sì, si sente perfettamente qua. Ecco. Prova a pensare, come mai nelle carceri e comunque nei reati c'è una stragrande maggioranza di uomini anziché di donne, o meglio, di maschi che di femmine? C'è un filo conduttore con quello che hai detto in relazione alla selezione imposta, o c'è qualche cosa? No, volevo sentire il tuo parere. Sì, grazie. Senz'altro, grazie a te, ciao. No, il problema è che c'è più maschi che femmine è perché essendo ogni stato maschilista, diciamo così, cioè finalizzato alla priorità dell'uomo sulla donna, cioè l'uomo che si appropria delle cose, la capacità di fare reati, cioè proprio anche la qualità del reato stesso è più una qualità maschile che non femminile. E le cose cambieranno, cioè nel senso che stanno sempre più modificandosi, però spesso la donna più che fare reati, i reati li subisce, cioè è soggetto che subisce reato proprio per la sua debolezza all'interno del tessuto sociale. Le cose comunque tendono a cambiare, cioè man mano che la donna diventa forte, cioè la donna acquista potere, acquista una funzione sociale molto importante, arriverà a cambiare. In ogni caso il problema che sono più uomini che donne è semplicemente una questione di determinazione all'interno del tessuto sociale, cioè è più facile che i reati grossi, cioè i reati di un certo peso li faccia l'uomo che non la donna. Comunque cambieranno presto, arriveremo presto al 50%, non ti preoccupare, arriveremo prestissimo. Comunque non è una questione di... è che la donna più che altro è stata sempre in modo subalterno, cioè in una posizione subalterna, per cui prima che arrivi ad avere, prima che l'insieme sociale gli consente, lei riesca ad appropriarsi di situazioni di potere tali e di modi per appropriarsi tali per diventare reati, perché anche i reati sono letti e sono misurati su certi comportamenti. Cioè, esistono dei comportamenti che 50 anni fa non erano reato, esistono dei comportamenti, mentre oggi sono dei reati. Esistono dei comportamenti, cioè comunque crescerà in ogni caso.
Pronto? Pronto, ciao, sono Mario. Ciao Mario. Senti, volevo chiederti, cioè, mi hai detto una spiegazione, cioè, che se... Aspetta che passo. Sì, meglio. Pronto? Sì. Sì. Niente, che se delle persone, no, che... cioè che per via quasi quasi che si trascinasse attorno, cioè ha un problema attacca che altro, no? C'è tutta una serie di problemi che va proprio a, diciamo, cioè uno dietro l'altro. Questo secondo te si determina cosa? Dalla persona stessa oppure come dalla sfiga o che ne so, o da una serie di circostanze che questa persona porta avanti e perciò a se condizionata e stessa, cioè mi spiego? Sì, cioè, sì, no, sì, no, ho capito, no. Ho capito perfettamente. Mm. Va bene, ti rispondo per radio. Va bene, grazie. Ciao. Quando è possibile rispondiamo per radio, così evitiamo anche il costo telefonico. Allora, il problema è questo, è la relazione fra il soggetto e il mondo in cui vive. E il soggetto deve armarsi per vivere al meglio nel mondo in cui sta vivendo, deve conoscere il mondo, deve affrontare il mondo con le dovute armi. Più il soggetto è disarmato nei confronti del mondo e più farà delle azioni di cui non conosce le conseguenze. Cioè, se io prendo a schiaffi una persona, do uno schiaffo a una persona, posso semplicemente aver dato uno schiaffo a una persona o posso avermi anche mangiato la casa se questa persona me reagisce e mi porta in tribunale. Cioè, voglio dire questo, le azioni che si fanno hanno delle conseguenze. Se la persona ha tutti gli strumenti per sapere esattamente le conseguenze che va a fare, che vanno le sue azioni, lei sa che conseguenze provoca e sa come pararsi. Dopodiché esiste anche il mondo in cui tu stai attorno, cioè il mondo che ti provoca. Le provocazioni e i modi, le azioni che fa il mondo attorno a te nei confronti di te stesso, devi essere anche là preparata e corazzata per vivere nel modo giusto. Cioè se uno ti manda a quel paese, tu non gli puoi spaccare la testa. Cioè, se reagisci spaccandogli la testa, e ti, sicuro che persone così che ne ho conosciute un casino, tantissime, tu vai in galera. Cioè, e la sfiga dopo comincia, cioè, e vengono dei cicli di sfiga. Cioè, esiste sempre il fatto che la persona non viene mai costruita, cioè la persona non pensa che si debba costruire, la persona si pensa creata di immagine e somiglianza di un dio pazzo. Cioè, il genitore non costruisce il figlio, perché tanto il figlio cresce, il figlio viene allevato, ricordatevi, cioè, ricordate, allevare i figli è un modo di dire che è molto preciso, nell'allevare i figli non si fa altro che non dare ai figli, cioè non portare i figli ad avere gli strumenti per affrontare la vita, per affrontare in modo conveniente, in modo economicamente vantaggioso la vita, per cui costruire loro stessi, affrontare il mondo, capire che cos'è il mondo, capire il proprio modo di atteggiarsi, cioè capire che quello che si fa è un costruire il futuro, cioè l'azione che faccio adesso ha delle ripercussioni dopo, ha delle reazioni. Porta a far sì che il mondo si organizzi in maniera diversa nei tuoi confronti. E esistono delle persone che mettono in atto delle strategie che sono autodistruttive, proprio perché pensano che le loro azioni non hanno delle conseguenze, ma anche azioni amorose, anche piccole azioni, anche piccole cose. E questo è perché queste persone non hanno compreso, non è stato insegnato, ma più che insegnato non sono riuscito ad afferrare che la vita è una costruzione continua. Se oggi non riesci a fare una cosa, la puoi fare meglio domani. Non è che tu non sei bravo, tu costruisci un'abilità, per cui costruisci un sentire, costruisci una conoscenza, costruisci un modo di rapportarti col mondo. Cioè tu costruisci continuamente te stesso e questo è importante. E queste persone si tirano dietro la sfiga dopo, poverine, sono sfigate, un po' di calci in culo bisogna dargli, e qualche volta però le sfighe arrivano anche ad autodistruggere, per sopportare la persona alla disperazione, perché dopo quando uno è disarmato è sempre più faticoso armarsi. Cioè, sì, fin da piccoli ci si costruisce e dopo diventa facile, ma se lo si fa da molto adulti per costruirsi diventa un lavoro faticosissimo. E allora c'è la tendenza a scendere, allora c'è la tendenza di rinunciare ad affrontare la vita, si ha la tendenza ad autodistruggersi. Pronto? Niente, sono Piero. Volevo dire riguardo le pecore, no?
Non mi risulta che siano state selezionate per la loro mansuetudine, nel senso che siano state eliminate le più aggressive. 14.000 anni fa è successo. Sì, no, ma per la lama, per la produzione del latte. Sì, ma... Perché sì. Per ucciderle, insomma, l'uomo non aveva mica problemi. Uccideva anche i buoi, i tori, sì, eccetera. Sì, d'accordo, però se uno fa l'allevatore... ha un branco di pecore, non fa più il cacciatore, sì. Fa l'allevatore. Allora, se la pecora ti rompe, la pecora che rompe il coglione, quella che scappa, quella che tu non trovi, quella che ti fa lavorare troppo, visto che la sera te la mangiare, te la copi. Sì, se ti copi quella anziché un'altra. Sì, ma voglio dire, la finalità dell'allevatore di pecore, no? Era quello di avere una pecora che produce molto latte. Sì, sì, no, la finalità... La va a sacrificare perché è un po' recalcitrante, eccetera. La finalità è quella di avere un branco di pecore per avere quello che lui gli serve, d'accordo? Però nell'avere questa finalità ha messo in pratica delle strategie che ne ha selezionato le pecore. Questo è cominciato 14.000 anni fa circa, penso. Sì, va bene la selezione, capisco, però la finalità che il pastore si proponeva non era quella di avere pecore mansuete, poteva sopperire per esempio, ricorrendo a dei cani più adatti a controllare, eccetera. Sì, ma lui le ha fatte, cioè non è che non abbia fatto tutto questo, però di fatto le sue azioni hanno portato a questo. Cioè che poi lui non sapesse che questo avrebbe portato a una selezione di pecore mansuete, questo sono perfettamente d'accordo. Cioè lui non sapeva che questo, e comunque non gliene fregava niente chi faceva quell'operazione. Sì. Però sono io che sottolineo questo aspetto per far capire che questo tipo di percorso. A me mi sa che a te ti va di evidenziare il concetto di mansuetudine. E allora ricorri a questo espediente dialettico? No, è reale, cioè l'espediente non è dialettico, è proprio la formazione di un modo di essere che è stato costruito generazione dopo generazione, per cui l'esempio è chiarificatore di quello che è il nostro modo di vivere, il nostro modo di rapportarsi col mondo. Io lo so, ma insomma io sono molto più concreto, non credo che il fine della selezione delle pecore sia stata la loro mansuetudine. L'intenzione... Cioè una finalità più pratica, concreta. Scusa un attimo, se tu hai 10 pecore, no? Hai 10 pecore e devi ammazzarne una. Ammazzerai quella pecora che ti fa più lavorare di che non le altre, meno latte. No, ammazzo quella che produce meno latte, oppure che ha una lama che ha dei problemi, esistono delle condizioni economiche, no? Che il minimo lavoro col massimo rendimento. Sì. Per cui la pecora che ti dà il massimo rendimento col minimo lavoro è quella che tu scegli. Sì. Adesso però devo chiudere. Sì, no, volevo dire piuttosto faccio ricorso a un cane da pastore più idoneo a controllarli, insomma. Ecco. Non condivido quel concetto lì che il fine sia la mansuetudine della pecora, tutto là e basta, insomma. Va bene, d'accordo. Ciao. Bene, io qui chiudo la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Vi do appuntamento alle ore 19 con la lettura di Ciò che porta a diventare eterni. Parleremo ancora di guardiani, degli altri guardiani del divenire umano, e parlerò anche della conferenza che verrà tenuta a Vicenza e l'esposizione Libri di Vicenza. Ne parlerò molto diffusamente, per cui leggerò poche immagini dei guardiani del divenire umano, e parlerò più dell'esposizione Libri, come la organizzerò e cosa faremo. Per cui vi do appuntamento alle ore 19 con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, e grazie per essere stati in ascolto.